Voilà! Grazie, bravo! Allora, io vi ringrazio, sono contento che mi abbiate fatto l'onore di tagliare il nastro inaugurale di questa sede, che sarà il luogo in cui in questo mese si terrà una sorta di quartier generale di quella che è la candidatura di Claudio e di tutta la lista che lo sostiene, anche di tutti i gruppi politici che lo sostengono. Sono qua volentieri perché ho avuto modo, anche parlando con Fabrizio, parlando anche con tanti amici, di sapere che cosa accadeva a Rivarolo, il gruppo che stava nascendo, e trovo che abbiate davvero creato una situazione che da una parte garantisce il civismo, perché le componenti civiche delle elezioni comunali sono fondamentali, perché le elezioni comunali sono elezioni di preferenze legate alle persone, quindi le persone contano più dei partiti, le persone contano più di tutto sempre, e anche in politica contano di più dei partiti. E quando le elezioni sono comunali si chiamano amministrative, proprio perché la componente personale è la più rilevante. E quindi il fatto che voi abbiate voluto creare questa compagine civica, ma che nello stesso tempo ha un appoggio ed è legata all'area politica del centrodestra e ai partiti del centrodestra tradizionale, oltre che alle altre due componenti che ho visto nella vostra compagine, credo che sia una scelta intelligente, anche a garanzia di quello che dovrà essere il futuro di Rivarolo. Noi trattiamo tutti allo stesso modo quando governiamo, non siamo come altri che guardano di quale partito sono i sindaci per decidere cosa fare. Noi, per noi sono tutti uguali, per noi un sindaco, non mi interessa se è di destra o di sinistra. Ma nella fase elettorale, che siamo in questa fase, credo di poter esprimere una preferenza di sensibilità, una preferenza di sintonia, nel senso che noi abbiamo una sintonia forte, una sintonia con te, con la tua squadra, con i miei amici di Forza Italia. Io peraltro sono anche vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi come vice di italiani porto anche un saluto da parte del nostro segretario nazionale. Ma per dire come chi sceglie Claudio di fatto sceglie Alberto, e scegliendo Alberto sceglie Matteo, sceglie Giorgia e sceglie Antonio, nel senso che sceglie una squadra. Di questo è un po' il nostro ragionamento. E quindi con questo spirito io ti faccio non solo in bocca al lupo, ma mi impegno e mi impegnerò anche in questa campagna elettorale. Abbiamo un mese per rivederci, per fare delle cose insieme, e a tutti i candidati li voglio ringraziare uno per uno. Candidarsi è sempre un gesto di grande amore per la propria città, ma anche un gesto di grande coraggio. Con questo spirito di serenità, sorriso, concretezza, andate a parlare alle persone, fate vedere le vostre facce, sono convinto che raggiungerete un buon risultato. Grazie. E anche per ringraziarvi per quanto farete, perché lo dicevamo prima, chi sceglie Claudio sceglie Alberto, chi sceglie Alberto sceglie Matteo, sceglie Giorgio sceglie Antonio, nel senso che scegliamo una squadra che cerca di mettersi a disposizione davvero, perché insieme riusciamo a poter garantire un futuro migliore per noi e per i nostri figli, che poi sono quelli a cui dedichiamo tutto il nostro impegno. La disponibilità di Claudio e dell'intera squadra che presenteremo quando verremo qui, io lo voglio veramente ringraziare, darò la parola a lui adesso perché si possa presentare, garantendogli da parte mia e di tutte le forze politiche del centrodestra, quindi mi permetto di parlare, peraltro anche a nome del segretario della Lega, Paolo Fria, che era prima con noi presidente, parlo anche a nome del segretario provinciale di Forza Italia Roberto Rosso, peraltro rappresentato in chiave territoriale proprio da Aldo Raimondo, quindi i partiti sono rappresentati anche nella loro partecipazione alla squadra, e quindi ripeto, anche Aldo ha una serie di numeri di cellulare di qualche ministro, credetemi, siamo in condizione di fare cose veramente grandi per Rivarolo. Dateci solo tante idee, tanti suggerimenti e tanti voti per permettere a Claudio Agnese di fare sicuramente molto meglio di quello che ho fatto io. Mi sta insegnando, perché io non vengo dal mondo politico e cerco di chiaramente farmi qua amico, di fare il meglio possibile. Allora,
mi hanno rubato tutti la filiera, nel senso che io una cosa con cui credo moltissimo, credo di averla tirata fuori proprio all'inizio di questi discorsi che abbiamo fatto, è quello di che funzionano le cose se dal basso all'alto c'è la stessa, lo stesso linguaggio quantomeno, non dico neanche di collegamenti, numeri di telefono, certamente fanno tantissimo, ma parlare la stessa lingua è molto importante. Parlare la stessa lingua vuol dire che se il comune di Rivarolo, un comune di centrodestra, un comune che sarà sempre moderato, perché non so, moderato è una parola un po' ambigua in questi tempi, però è un comune che non vuol fare estremismi di nessun tipo e non lo farà mai nessuno dei tre partiti che mi sento comunque di rappresentare in questo momento, anche se non ho la tessera di nessuno dei tre. Quindi questo senso civico, secondo me, in questo momento è importante, ma i partiti ci vogliono. Perché qualunque cosa vogliamo fare oltre il cartello città di Rivarolo, anzi forse c'è solo scritto Rivarolo, non riusciamo a fare altrimenti. Quindi dobbiamo comunque riuscire ad avere questi collegamenti. Io sono partito dicendo questo, mi sembrava una cosa in cui io credevo ed era una cosa secondo me di buon senso, semplicemente perché poi secondo me l'amministrazione di un comune fare buon senso. Allora, mi trovo qua, io sono contento di essere vesignano. Primo, perché è il posto dove io ho sempre portato mia figlia con la bicicletta nella strada. Secondo, perché ci sono Bruno, c'è Gigi, c'è Attilio, con cui ho condiviso anche un momento di tanti anni fa, devo dire. Non mi ricordo quanti, ma sono abbastanza, via. E siamo rimasti in magnifici rapporti. Rapporti anche che se non ci vedevamo tanto, perché il mio lavoro mi ha portato via, in giro per il mondo. Anche in giro per il mondo. Però sono rivarolese. Tornato sempre a Rivarolo, sempre stato a Rivarolo, vivo a Rivarolo, faccio il nonno a Rivarolo in questo momento. Quindi ci crede, Vesignano per me è un po' il lido di Rivarolo, perché siamo sempre venuti in bicicletta a Vesignano, anche a mangiare qua, tra l'altro, perché era il percorso più piacevole verso le frazioni, se vogliamo. Quando abbiamo avuto la possibilità di avere il presidente Cirio, eccetera, ho scoperto che la stessa cosa l'ha detta lui, ma non ce l'avamo parlati di questo, quindi vuol dire che allora ci stava come argomento, ecco. E Fabrizio anche, quindi che lui è l'esperto per me, perché è il mio capolista sicuramente assieme a Lara, assieme a Aldo, perché loro hanno più esperienza di governo. Io la mia esperienza l'ho fatta magari fuori da qua, mi sono fatto, io sono giornalista, 20 anni di insegnante, perché la famiglia di mia mamma ha sempre avuto la scuola, che era tra l'altro proprio qua vicino, perché il liceo linguistico che era lì tra la cosa. Ho anche dei vecchi compagni di scuola qua, vecchiotti come me, laggiù, e quindi dopo ho fatto il giornalista, mi sono fatto 3 Olimpiadi, ma no, sport, non capisco niente di sport io, impianti, facevamo tutti gli impianti dei giochi olimpici, a un certo punto avevamo 200 cantieri aperti, io ero quello che andava a spiegare cosa facevamo. Allora, questo mi è rimasto un po' nel sangue e vuol dire che tutte le cose di questo tipo che servono, so che hanno bisogno di grandi investimenti, ma soprattutto hanno bisogno della filiera che dicevo prima. La frazione di Vesignano è anche a me nel cuore, ma per motivi ciclistici, nel senso che appunto andavo e venivo con la mia figlia, che adesso mi ha reso nonno, quindi insomma è qualche anno fa, diciamo. E poi grazie per l'aiuto che ci potrete dare, perché anche con Gemma spero che abbia un grosso successo, e l'avrà sicuramente, perché questa frazione qua è una frazione consistente.